invisibili, ignorati, inascoltati. Il governo si è dimenticato ancora una volta dei pensionati. Eppure siamo 16 milioni, siamo un terzo della popolazione, eppure paghiamo le tasse tutte e fino all'ultimo centesimo. In questi anni ci siamo fatti carico di un paese in crisi, abbiamo dato una mano, abbiamo sostenuto le nostre famiglie in difficoltà. Al governo avevamo chiesto poche e semplici cose: una legge nazionale sulla non autosufficienza, una vera rivalutazione delle pensioni, non 40 centesimi al mese, la 14ª perché aiuta chi è più in difficoltà, tasse più basse perché ne paghiamo troppe, non abbiamo chiesto la luna, non abbiamo preteso tutto subito. A noi non ci regala niente nessuno, per questo c'è bisogno di tornare ancora una volta in piazza. Il 16 novembre con CISL e UIL saremo a Roma, al Circo Massimo. Sarà una giornata importante, dobbiamo essere in tanti. Sarà una giornata di lotta ma anche di orgoglio, perché sappiamo che abbiamo ragione e sbaglia chi non ci ascolta. Perché noi siamo veramente fuori e loro pensando di vedere se qualcuno di noi si aggreghi un po' di più a questa cosa, che proviamo a informarsi sulle nostre direttive, pensioni e tutti il resto. Abbiamo ragionato di quartiere. Il quartiere 4 tiene tutta la parte ovest di Modena. Abbiamo delle situazioni abbastanza disagiate, come Marsaglia, come Villanova, e quindi abbiamo pensato bene di andare verso questo incontro con i nostri iscritti che sono in difficoltà a venire sia a Madonnina sia a San Faustino. Siccome adesso è tutto tecnologico, l'anziano è penalizzato su queste cose. E ci sono state molte richieste da parte dei cittadini delle quattro ville. Siccome la comunità sta invecchiando, abbiamo pensato bene di riaprire questo punto di formazione. Si è sempre più anziani e si ha sempre più bisogno di avere delle risposte. Parleremo di pensioni, parleremo di reversibilità, parleremo di quattordicesima, parleremo di tutto quello che è il mondo pensionistico. Troveremo il modo di prendere appuntamenti in modo tale di far girare il meno possibile i nostri iscritti. Ma non soltanto i nostri iscritti, noi accoglieremo tutti quanti.